Come avete sentito dire spesso, la vita è come un pendolo che oscilla incessantemente tra le parole Onishan e Arara, passando attraverso l'intervallo fugace, per di più illusorio, del romanticismo. In Giappone, poi, la situazione è ancora più complessa e misteriosa. Ogni mattina gli uomini e le donne giapponesi si svegliano sapendo che quello potrebbe essere il loro ultimo giorno sulla Terra prima di finire vittima di Trakkun e ritrovarsi improvvisamente in un mondo fantasy stereotipato. È per questo che quando, grazie alla casa editrice italiana Magic Press, mi è stato possibile parlare di un'opera diversa dal blocco, beh, non me lo sono fatto ripetere due volte. Ma cosa avrà scelto Tsunami da farsi mandare? Per caso uno scritto carico di retorica o forse un titolo satirico? Perché no, una critica sociale oppure un'opera particolarmente intellettuale? Un isekai hentai. Sì, non sto scherzando, tra l'altro ve lo sto presentando in stile Steve Jobs. Qui non parliamo di tecnologia, parliamo di quello che è più lontano, perché si parla dell'otaku nel 10.000 a.C. con cui verremo catapultati nell'età preistorica. Purtroppo posso mostrarvi solo la copertina del primo volume, le altre ve le mostro attraverso censure qualitative che starete ora ammirando. Un titolo dannatamente trash, ma di quel trash buono che riesce addirittura a stupirti. Un'opera che magari sì, al primo sguardo ti intriga per le donne vestite con abiti particolarmente succinti, che però spesso sono del tutto assenti, ma che poi con sguardo più, non dico critico, ma quantomeno attento, riesce a regalarti perle rare. La trama è qualcosa di davvero assurdo, ricchissima di colpi di schiena, sì, scusate il gioco di parole, anzi, non scusatemelo perché qui è contestualizzato ad hoc. Davvero ci sono così tanti colpi di scena e schiena che veramente mi hanno spiazzato, per di più il tutto in soli tre volumi. Quindi in tre volumi la trama si dipana, prosegue e si conclude. I punti di forza che secondo me rendono quest'opera per adulti unica nel suo genere sono principalmente l'ambientazione e il main character. Ovviamente, come dice il titolo particolarmente esplicito, l'otaku nel 10.000 a.C., ci troveremo con bestie preistoriche e donne dannatamente giunoniche. A quanto pare in quest'era non esistevano seni normali o loli, quindi lolicon, fatevene una ragione. Il protagonista invece è diametralmente opposto ai tipici main character degli isekai harem. Parliamo di un personaggio che subisce una pesante metamorfosi passando da un otaku impedito a un vero e proprio terminator del sesso in cerca di un rapporto con qualunque cosa respiri. Per di più, la cosa che mi ha particolarmente incuriosito, mi ha sorpreso, è che spesso compie scelte negative. Non vi aspettate il mega villain di turno, ma alcune volte si dimostra un approfittatore o addirittura si trasforma nell'antagonista dell'umanità. Quella che si va a creare è un'atmosfera che ricorda un po' un Dr. Stone ma più 18, dando enfasi più che alle scoperte scientifiche, alle scoperte di natura sessuale, con ogni tanto scritte che ci avvisano: quello fu il primo bacio dell'umanità, quella fu la prima volta in cui venne utilizzata quella determinata posizione, quella fu la prima threesome della storia dell'uomo, e così via. Inoltre, un'altra atmosfera che sicuramente vi potrà ricordare, nel caso foste dei fan di Futurama, è ovviamente quella del pianeta delle Amazzoni e dello Snu Snu, alternando quell'ironia leggera a trash ignorantissimo, ma anche artifici narrativi che non mi sarei aspettato. Pensate a un qualunque tipo di situazione per far evolvere la storia e state sicuri che la troverete nell'otaku nel 10.000 a.C. Del resto basta leggere qualche titolo dei vari capitoli per farvi capire a cosa andrete incontro. Un viaggio nel tempo esagerato. Il primo bacio dell'umanità. A caccia di mammut e di donne. La gigantessa. La guerra mondiale primitiva, proprio Naruto levati, la guerra ninja dove, cosa, il tutto dando spiegazioni scientificamente plausibili che mancano in opere che si professano più serie. Veramente non so più in cosa credere, cosa sia vero e cosa sia falso. Attenzione, non nego che lo zoom zoom, come lo definiscono in quest'opera per adulti, sia al centro di tutto e il motivo per cui la storia effettivamente prosegue, ma il tutto è contestualizzato molto bene tra intrighi, tradimenti, alleanze tra tribù, poteri sovrannaturali e tante piccole perle e citazioni. Me ne prendo giusto due per farvi capire il livello qualitativo. Frase che penso diventerà una citazione storica negli annali: quest'uomo vuole penetrarmi all'interno della sua mente? Mind blowing, anzi è un mind fuck questo.
Oppure ancora, questo è il top del top, a un certo punto una ragazza scompare per poi ricomparire solo diversi capitoli dopo, maturata ma soprattutto con dei poteri sovrannaturali. E qui la mia mente non ha potuto far altro che collegare questa scena con l'apparizione di Gandalf il Bianco nel Signore degli Anelli. Capite il livello qualitativo tangibile di quest'opera? Che poi, però, come ogni cosa bella, anch'essa giunge a un finale un po' strappalacrime che vi farà sicuramente esclamare: ma come l'ha messa dentro? In tutti i sensi. Questo è l'otaku nel 10.000 a.C., un isekai hentai che non ci meriteremmo, ma di cui abbiamo bisogno almeno una volta nella nostra vita. Se voleste recuperarlo supportando il canale, qui sotto in descrizione c'è il link per acquistare il primo o tutti e tre i volumi. Un ringraziamento speciale al grafico Christian che si è occupato della copertina per questo video e un grazie di cuore alla Magic Press per avermi permesso una collaborazione così piccante. Un saluto a tutti coloro che mi seguono e mi supportano giornalmente e alla prossima dal vostro Tsunami Primitivo.